compleanno Italia. Il bel paese festeggia il suo compleanno, 150 anni dall'Unità d'Italia, e noi non potevamo non venire al castello di Broglio, dai Ricasoli, il cui antenato, il barone Bettino Ricasoli, ha fatto l'Italia con Vittorio Emanuele II, Cavour. Visiteremo naturalmente, visto che siamo in uno dei posti più belli del mondo, il Chianti, visiteremo naturalmente anche questi splendidi vini, il museo e questo meraviglioso castello. Buon compleanno Italia! Qui siamo nel santuario del Chianti, il Sancta Sanctorum. Qui ci sono più di 6.000 barrique, 1,5 milioni, 2 milioni di bottiglie di vino. L'azienda Barone Ricasoli è una delle più grandi del mondo. A significa Lie, MTL, media tostatura, una vera e propria foresta di rovere francese, grandi vini, grande Chianti. Buon compleanno Italia! Buon compleanno Italia! Il suo illustre antenato Bettino Ricasoli ha veramente realizzato l'Italia insieme a Vittorio Emanuele II e Cavour. Lei, che è implicato, diciamo, in un certo senso storicamente in questo 150 anni d'Italia, in questo anniversario, come vive questa ricorrenza? Beh, naturalmente sono orgoglioso di far parte di questa famiglia e in occasione di queste celebrazioni mi sento quasi un po' il dovere di anche ricordare
questa figura così importante, quella di Bettino Ricasoli, il mio quadrisnonno, che ha dato veramente tanto per l'unità d'Italia. In maniera un po' metaforica, a volte lo descrivo come quel calciatore dell'unità, della squadra italiana, che ha dato il calcio d'inizio della grande partita della riunificazione. E questo forse gli italiani non se lo ricordano molto. In realtà nella storiografia compare sempre Cavour, Mazzini, Garibaldi, chiaramente Vittorio Emanuele II e molto meno Ricasoli. In realtà quando ancora Cavour era un po' titubante su quello che doveva essere il destino del Regno del Piemonte e della formula giusta di un potenziale riunificazione, si trovò quasi un po' con le cose già fatte quando Bettino Ricasoli d'impeto praticamente proclamò l'annessione in senso quasi univoco della Toscana al nascente Regno d'Italia. Dalla metà dell'Ottocento ad oggi, giustamente, sono 150 anni e in questo arco di tempo credo che i costumi, la cultura, il modo di vivere sia profondamente mutato. Le aspettative di vita sono decisamente più lunghe, il modo in cui ci alimentiamo è cambiato. Conseguentemente anche il ruolo del vino ha subito dei notevoli cambiamenti. Se prima poteva essere quasi paragonato a una componente quasi essenziale di fabbisogno energetico, soprattutto per una della classe lavoratrice, per cui con un consumo anche abbondante, perché poi venivano bruciate queste calorie, oggi chiaramente il vino si è spostato totalmente su quello che è un aspetto voluttuario ed edonistico, per cui chiaramente il vino è cambiato e direi anche la qualità del vino. Credo che rimarrebbe piuttosto impressionato il barone di ferro Bettino Ricasoli se dovesse assaggiare i nostri rossi, i rossi di oggi. Lei è un fortunato possessore di uno dei castelli più belli d'Europa. Come il suo rapporto con i visitatori, con la gente che viene a vedere questo bellissimo territorio? So che tra l'altro c'è una vostra tradizione di famiglia dove i giardini sono aperti anche al pubblico, quindi chiunque può godere di questo panorama, di questa bellissima vista che spazia fino a Siena. È davvero uno dei posti più belli del mondo. Anche qui c'è un senso di responsabilità. Abbiamo moltissimi visitatori, credo che sia quasi un nostro obbligo tutelare un bene di questa fatta e di preservarlo per le future generazioni. Per cui è aperto praticamente quasi tutto l'anno. Abbiamo recentemente, come lei ben sa, anche istituito un piccolo museo che fa vedere alcuni cimeli della storia della famiglia. E piano piano è mia intenzione, anche laddove è possibile, mostrare e aprire anche altre parti. Il museo raggruppa molti cimeli del barone Bettino Ricasoli. Quali sono per quelli che le sono più cari come famiglia e come discendente da questo illustre personaggio storico? Ma direi un po' tutti. Fra l'altro volevo sottolineare che la maggior parte di questi sono mostrati per la prima volta al pubblico dopo tantissimo tempo. Tutti questi oggetti, soprattutto le decorazioni che gli venivano date nel corso della sua funzione politica, sono state conservate in tonze continuamente nella sua stanza dove viveva, nel mezzanino del castello, in un ambiente piuttosto semplice e umile che uno non potrebbe immaginarsi, e da lì poi sono state trasferite nel museo. Direi questi salvacondotti che sono nella seconda stanza, o queste memorie proprio, soprattutto risorgimentali, sono quelle che forse, soprattutto forse in coincidenza con queste celebrazioni dell'Unità d'Italia, sono quelle che forse emozionano un pochino di più. A chi ancora non conosce il castello di Broglio e i suoi vini, lei cosa dice? Venite a trovarci oppure visitate il nostro sito ricasoli.it e già avrete un'idea di quello che è il nostro posto e vi verrà voglia di venire. Buon compleanno Italia, viva l'Italia e viva l'Europa!